Noi saremo il 3 settembre, la nostra commedia si intitola È tutto un magna magna, e dove abbiamo un sindaco quindi, che per attingere ai fondi dello spending review costringerà dei poveri vecchietti a tornare di nuovo a scuola. Però a un certo punto ci sarà un impedimento e quindi non tutti i suoi progetti potranno andare in porto. Quindi nei vostri sogni c'è una centinarola comune? Una centinarola comune? Beh, perché no, perché no, perché no? Dobbiamo lavorarci, dobbiamo impegnarci un pochino, ma vedrà intanto che... Intanto mandiamo il messaggio, poi vedremo. Potremmo anche candidarci, sì, no? Certo. L'Unione fa la forza, ci candidiamo tutti e tre. E sarebbe la prima volta che un comune sarebbe diretto da tre sindaci, no? Triplo sindaco, perché no? Sì, certo, come no? Vediamo se si può fare intanto. Allora, da quanto siete insieme? La vostra compagnia da quanto tempo esiste? Tra alti e bassi sono una quarantina d'anni. Una quarantina d'anni, quindi... Però noi abbiamo sempre fatto a livello parrocchiale, quindi molto più amatoriale di così si muore. E poi ci hanno chiesto la volta scorsa di venire qua, ci abbiamo provato e è andata bene, quindi proviamo a continuare. Perfetto, anche perché questa è una manifestazione importante, Fano vive anche di questi eventi, la BCC Arena è davvero uno spazio straordinario a disposizione della città e non solo di Centinarola. Esattamente, esattamente, è uno spazio a disposizione insomma, di tutta la comunità, di tutto il comune e anche fuori comune, vengono organizzate spesso manifestazioni di diverso genere, di diverso tipo, che raccolgono una forte partecipazione anche di pubblico, perché l'organizzazione è sempre puntuale, precisa e quindi è un piacere partecipare sempre agli eventi che vengono organizzati. Un piacere e anche un grande orgoglio, perché ovviamente questa forma di commedia dialettale nasce veramente dal cuore ed appartiene alle radici della nostra terra. Certamente, poi noi come gruppo ci divertiamo tanto insieme e la cosa che ci unisce oltre il divertimento è anche la collaborazione, cioè il copione non è di uno, è di tutti, quindi le idee vengono messe insieme, ogni volta che si fanno le prove c'è un cambiamento e quindi cioè, in primis ci divertiamo noi, quindi speriamo anche di far divertire gli altri.